Ok, parliamone. Mi devo sfogare assolutamente perché qui si fa un po' di confusione. Che cosa mi è successo? Come sapete, io da tantissimi anni, cioè per me sono tantissimi, 8 anni, forse qualcosa pure in più, ho Living Long Away. Bene, che cosa fa Living Long Away? Ragionate insieme a me. Living Long Away è un portale web che cioè è un'azienda, come vi chiedo. Come glielo spiego? Allora, cioè, da premettere, ci sto provando a spiegarlo in altre parole, perché a quanto vedo le parole che ho utilizzato in 8 anni non sono state ben chiare. Quindi è per questo la mia difficoltà. Ok, che cos'è Living Long Away? Living Long Away è una LTD. Che cos'è una LTD? Una LTD è una SRL ma inglese. Perché è stata aperta, fondata e viene gestita in Inghilterra. Il suo main market è in Inghilterra. Ok, che cosa fa Living Long Away? Quindi abbiamo capito che cos'è Living Long Away, è una LTD, diciamo, come ragione sociale, cioè che sarebbe quindi SRL italiana, una società a responsabilità limitata, una limited company. Che cosa fa Living Long Away? Living Long Away aiuta le persone che sono intente nell'andare a vivere in Inghilterra, a cambiare quindi la loro vita, ad orientarsi per avere un primo approccio al Regno Unito. Alla vita oltremanica. Come lo fa? In tantissimi modi diversi. Negli anni si è evoluto tantissimo il servizio, la rosa di servizi offerti, ma principalmente ci occupiamo di servizio di ricerca alloggio, ci occupiamo di servizio di ricerca lavoro, cioè quindi, vabbè, poi vi spiego meglio nel dettaglio le cose, e di traduzione da un punto di vista legale. Adesso parliamo nel dettaglio, poi vi spiegherò perché sto facendo tutto questo discorso. Ok, servizio di ricerca alloggio. Allora, come immaginate, a Londra ci sono tantissime case. Tanto. La fortuna mia, perché si dice chi te la lingua va a Sardegna, è stato che, siccome io cercavo in tutti i modi, senza avere nulla, di crearmi una possibilità di business, e avendo capito che tantissime persone mi chiedevano come potevano fare per trovare un alloggio, allora io dopo che mi facevo le mie belle 12 ore di lavoro, quando mi era iniziata a frullare nella testa questa idea di attività commerciale di Living Long Away, mi sono messo in giro per Londra, sono andato in giro notte e giorno, cioè notte e giorno, veramente andavo o di notte o di giorno quando finivo i turni, e incontravo i proprietari degli immobili, incontravo proprietari di agenzie, incontravo aziende di vario tipo che comunque lavoravano nel settore immobiliare. Siccome io non avevo esperienza nel settore immobiliare, sono stato come una spugna. E che cosa ho fatto? Ho proposto delle collaborazioni con un sacco di aziende, istituendo un network. Cioè, quindi, che cosa facevamo noi? Avevamo una rosa di case abbastanza folta, abbastanza grande, che poi si è andata ampliando ancora di più nel tempo, dove in pratica, tramite contratto, facevamo in modo che i nostri partner avessero solo noi di Living Long Away come unici partner per quanto riguarda soprattutto il mercato italiano, quello spagnolo e quello sudamericano. E questo perché? Semplicissimo, perché sono italiano, perché parlo spagnolo e quindi per me questo era un modo più semplice per poter trovare clienti. Bene, quindi che cosa fa Living Long Away nel suo servizio di ricerca alloggio? Si mette tra il gestore dell'immobile, che può essere quindi un privato, può essere un'azienda, può essere un'agenzia che detiene per esempio 20-30 immobili in un determinato quartiere, e il ragazzo che cerca l'alloggio. Direte voi, ma quindi siete dei procacciatori? Non proprio. Perché che cosa fa il procacciatore? Il procacciatore è vero che sta in mezzo a queste due figure, ma se ne lava le mani totalmente nel momento in cui c'è qualche tipo di problema. Qualsiasi tipo di problema. Noi invece non l'abbiamo mai fatto, anzi, siamo stati sempre in prima linea nel tutelare i ragazzi in tutti i modi possibili e immaginabili. Tant'è che in 8 anni ci sono state sempre solo persone, forse sarà capitato veramente in una maniera molto sporadica che qualcuno si sia lamentato, ma in percentuale tutti quanti sono stati sempre molto, molto, molto contenti. Siete proprietari degli immobili? Wagyu. Ma se io ero il proprietario di più di 200 immobili che gestiamo nel nostro network, ma secondo voi? Ma seriamente? Ma io stavo così, cioè nel senso mi mettevo a perdere il tempo a fare i video, ma che cazzo se ne fotteva? Me ne andavo tranquillamente su una spiaggia alle Canarie e vaffanculo qualsiasi cosa. Capito?
è ovvio. E non sono l'unico che avrebbe fatto una cosa del genere, sono sicurissimo, l'avreste fatto anche voi. Quindi è logico che la mia attività è un'attività, sì, che è redditizia senza ombra di dubbio, ma ha bisogno di carburante, ha bisogno di tante cose affinché funzioni bene. Io penso che questo video sarà diviso in due, oppure sarà un unico blocco e bello lungo lungo, perché mi devo sfogare. Vabbè, abbiamo capito quindi che cosa fa Living on the Way. Ah, e poi voi mi direte: ah, vabbè, ma allora quindi, sempre ottusamente, penserete: ah, ma allora sì, sino Sonzal, sei un procacciatore. E vabbè, pensate come cazzo vi pare, ma un procacciatore non è una LTD. Un procacciatore non fa quello che facciamo noi. Io il lavoro me lo sono inventato. E tra l'altro, questa è una cosa che vi sorprenderà tantissimo, non è l'unico lavoro che io svolgerò anche nel prossimissimo futuro. E non vi dico ancora perché. Magari chi è stato un po' più attento avrà letto i commenti degli scorsi video e avrà inteso qualcosa. Però questo per dire che cosa, ragazzi? Che aprite gli occhi! Aprite gli occhi e ragionate sulle cose. Perché? Ah no, no, aspetta. Aspettate, che offre più Living on the Way? Servizio di ricerca lavoro. Il servizio di ricerca lavoro comprende una rosa di 16 servizi che sono tra la consulenza per quanto riguarda l'apertura del conto corrente bancario, il sistema fiscale inglese, come funziona, la restituzione per dire delle tasse, qualora uno volesse tornare in Italia, oppure ne so, aiuto tantissimo, non mi viene nemmeno in mente, per esempio traduciamo sia il curriculum che la cover letter, non in formato europeo ma in formato britannico. Poi che facciamo più? Ah, il National Insurance Number e tante cose. Comunque, se volete, ve l'andate a vedere sul sito. Tanto, da quello che ho capito, è che se voi vi muovete in modo critico, cioè che dovete capire, dice, ma che stronzate, ve l'andate a vedere. Se invece siete magari un po' più interessati alla cosa, avete un approccio un po' più superficiale. Ma questa è un po' una cosa italiana. Ah, comunque, detto questo, quindi facciamo traduzioni, tutte queste cose così, e in più che cosa offriamo? Offriamo un servizio ricerca lavoro, cioè nello specifico il main, diciamo, la cosa principale di questa rosa di servizi, 16 servizi che fanno parte di un gold pack, è il fatto che per 2 mesi, quindi per 60 giorni, ogni giorno troveremo noi di Living on the Way al posto tuo le offerte lavorative che più si avvicinano al tuo profilo professionale o a quello che comunque tu stai mirando, le tradurremo per te e te le invieremo tramite mail e le selezioneremo. Cioè, questa è una cosa, cioè, credetemi, è un lavoro che è molto dispendioso in termini di tempo e nulla. E fino ad oggi la cosa bella è che massimo entro una settimana tutte le persone che si sono rivolte a noi, o quasi tutte le persone entro una settimana, sono riuscite a trovare lavoro. Le persone sono molto contente. Moltissimi sono felicissimi anche di un altro servizio all'interno di questa rosa di servizi, che è la simulazione del colloquio. La simulazione del colloquio è uno step fondamentale, perché si farà, tra l'altro, con me, si fa sempre con me, dove si simula, cioè io ho esperienza, fatemelo dire, manageriale, quindi so esattamente come funzionano, e poi parlo discretamente inglese. Non voglio di bene, con tutto che sono laureato in lingue, però discretamente lo parlo. Diciamo discretamente, no, parlo bene inglese. Questo essere sempre troppo. Ah, fanculo, parlo bene inglese. Comunque, e tutti ne sono felicissimi e ne trovano davvero giovamento da tutti questi servizi. Infatti, ci sono tantissime persone che ci lasciano i feedback, non solo su Facebook, ma anche delle interviste che faccio fare io da un ragazzo che collabora con noi, che si occupa, diciamo, di scrivere articoli e così via. Sono contenti, sono contenti. Bene, tutto questo sproloquio di 12 minuti, a che cosa serve? Spero che questo sia chiaro, no? Quindi che cosa fa Living on the Way, che cosa è Living on the Way, eccetera, eccetera, eccetera. Ah, altra domanda. Noccioli, ma tu stai in Inghilterra o stai in Italia? Allora, ragazzi, così come l'ho sempre detto, io per questioni di lavoro sto in Inghilterra e sto in Italia. Vado avanti e indietro.
molto molto spesa. In quest'ultimo periodo ho preferito tantissimo stare molto di più in Italia, perché, e vabbè, mo ve lo dico, tra pochissimi giorni Nocciolino 24 si laurea per la seconda volta. Come sapete, ho una laurea in lingue e culture comparate, però siccome ho sempre amato anche un altro settore, ho deciso diverso tempo fa di iscrivermi nuovamente all'università, anche a causa di una bruttissima esperienza che ho avuto col mio ex socio, nel quale mi sono trovato piuttosto stressato con le mani legate e ho nutrito un senso di rivalsa. Insomma, mi sono iscritto a giurisprudenza e io fra pochi giorni, esattamente 8 giorni, mi laureo in legge. Quindi, come potete immaginare, già quando mi sono laureato in lingue, ogni volta dall'Inghilterra venivo a Napoli durante il periodo delle vacanze. E ed è stato veramente durissimo, durissimo. Nonostante tutto ci sono riuscito. Adesso, siccome la struttura della mia attività riesce a reggersi tranquillamente in qualsiasi posto del mondo io sia, ho preferito trascorrere più tempo in Italia rispetto che in Inghilterra, prettamente per questa situazione. Perché dovevo studiare, seguire dei corsi e fare i cazzi miei. TripAdvisor, Google, non lo so, Booking o qualsiasi altro portale, non importa che si trovi in Italia, in Inghilterra o in America, l'importante è che funzioni bene, che abbia un servizio buono, eccetera, 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 eccetera. Quindi, alla domanda vostra, ma Nocciolino, ma fammi capire una cosa, ma fammi capire una cosa, ma tu dove sei? Sei in Italia o sei in Inghilterra? Un po' con la lingua biforcuta me lo chiedete, a mo' di dire, ah vabbè, però tu consigli agli altri di andare in Inghilterra e poi che fai? Spendi gran parte del tuo tempo in Italia? Wagyu, semplicemente è una questione di priorità. Io sto facendo i cazzi miei per fare un qualcosa di importante nella mia vita, ma sono fortemente convinto che per le persone che non possono altrimenti, che stanno guaiata, che hanno delle frustrazioni, che non hanno lavoro, questo e quell'altro, è essenziale che se ne vadano. Io sto qui perché ho un preciso motivo. Al momento, tra l'altro, sto qui. E questa è una cosa. E quando uno ti dice, ma tu stai qui, stai lì, cioè io mi trovo in difficoltà perché in effetti non sto né qui né lì, e mi devo mettere a contare quanti giorni sto in Inghilterra, quanti giorni sto in Italia. Ma poi, a chi devo dare queste giustificazioni? Sono il proprietario di un'attività commerciale, faccio quello che cazzo mi pare, no? Lo fareste anche voi, ne sono certo. Tutto questo, 16 minuti, Dio mio, per dire cosa? Evidentemente le persone si aspettano sempre un qualcosina in più, o almeno alcune persone. Forse credono che quando arrivano a Londra, siccome ho questo network di tanti immobili e di tanti gestori degli immobili, credono poi che arrivando a Londra incontreranno Nocciolino 24. Aiù, io non sono così. Cioè, partendo da questo presupposto, sì che sono una persona a cui piace fare casino, stare in mezzo alla gente, ma sono molto, molto, molto timido. Quindi anche se mi vedete in mezzo alla strada, magari potete avere una percezione diversa di me. Ricordatevi che io in questo preciso momento sto da solo in macchina davanti a una telecamera, ma da solo. Se io sto davanti a una persona, magari posso risultare piuttosto timido. Cioè, questa è la cosa. E può essere fraintesa da chi mi sta di fronte, perché magari conoscendomi nei video pensa io sia molto estroverso. Ma chi mi conosce molto bene sa che non lo sono per niente. Diciamo che in un gruppo di 10 persone io sono quello lì, in genere, se non conosco nessuno, che sto in silenzio, sto per i fatti miei. Quindi, quando le persone rimangono deluse nell'arrivare in ufficio, in uno dei miei uffici convenzionati, e attenzione, non significa che sia mio di proprietà, ritorniamo sempre allo stesso discorso, perché io veramente ve le devo mettere in bocca le cose, ve le devo mettere in bocca con le mollichine. Se fosse mio un ufficio, due uffici, tre uffici, quattro uffici, 10 uffici, ne tengo tantissimi di uffici convenzionati, ne tengo, forse è questo il mio sbaglio, che dico sono miei uffici convenzionati e voi credete che essendo miei, quando dico miei, sono miei di proprietà, ma non lo sono. Lo vorrei, cazzo. Ma voi ci mettete il dito nella piaga. Comunque, aspettate di trovarmi. A parte che a me pure farebbe piacere magari incontrarvi, ma non è detto che io ci debba essere. Questa vostra delusione magari di... Oh, ma la vostra, perché non parlo di tutti, di qualcuno. Dice, oh, ma io mi aspettavo ci fosse Nocciolino 24 e il pupazzetto,
il pupazzetto in più. Ah, ma io mi aspettavo delle persone che parlassero in italiano. Ci stanno alcuni uffici dove ci sono persone che sono capaci di parlare in italiano, altri che parlano altre lingue. Benvenuto a Londra! Bienvenidos en Londres! Welcome to London! Cioè, welcome, welcome in London. Welcome. You are welcome in this city! Di che cazzo ti meravigli? Di che ti meravigli? Diciamoci la verità. Cioè, stai in Inghilterra, è logico che parlino inglese. Cioè, tutta questa cosa perché? Perché ieri ho avuto una brutta esperienza. Perché c'è stato un ragazzo, siccome si aspettava di trovarmi, siccome credeva che all'interno degli uffici convenzionati ci fosse nocciolino, siccome credeva che gli alloggi fossero puliti come magari lo faceva la mamma a casa, siccome credeva che le case inglesi fossero come le case italiane, mi ha iniziato a minacciare, ha minacciato Giuliana, perché dovete sapere che Giuliana, la mia fidanzata, lavora anche per Living London Way, dicendo: voi siete dei truffatori, mi dovete dare i soldi indietro, e questo e quell'altro. A parte, vabbù, che non immaginate le persone che vogliono prenotare gli immobili, gli alloggi, ma vogliono per 50 sterline una casa in 50 sterline a settimana, una casa in zona 1 senza deposito, ma col contratto, e con questo e con quell'altro, e con la regina gli viene a lavare i piedi, cose assurde. Vabbè, insomma, questo qua si è posto in una maniera, cioè, dice, da me? Cioè, io mi espongo così tanto su internet, faccio tutto sto bordello, eccetera, 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 e sono così come mi vedete, e vengo additato come un truffatore. Ma stamma pazziando, ma giù. Yeah, ma non scherziamo assolutamente. Tant'è che la risposta è stata la seguente. Ah, non me la posso far sentire, mannaggia, perché sto registrando col telefonino, se no mettevo in viva voce. Cioè, ho detto: guaglio, se mi vuoi denunciare, vai tranquillamente alla polizia. Cioè, non ci sono problemi. Perché, boh, che cosa ha detto questo qua? Dice: io voglio cambiare casa. Voglio cambiare casa, me ne dovete dare adesso una che vada bene per me adesso. Boh. Ed erano le 3:30, le 4 quasi del pomeriggio, e l'ufficio chiudeva alle 5. E dico: guarda, noi già te l'abbiamo detto ieri di andare in ufficio. Vai, che se ci sta la possibilità ti cambiamo se non ti piace questa casa. Anche se tu hai sottoscritto un contratto per quella casa. Sto qua, niente, non se n'è fregato. Poi dopo, il giorno successivo, se ne è venuto con queste sparate di cazzo. E lì mi sono spostato. Ho detto: vai, fai quello che ti pare. Denuncia, fai quello che vuoi tu, non ci sono problemi. Però non è questo il modo di parlare con una persona. Perché non ho fatto proprio nulla, mi sento con la coscienza super a posto. Tutto quello che ti ho proposto, che ti ha proposto Giuliana, è tutto scritto, che ti saresti incontrato nell'ufficio menzionato con un responsabile del tuo immobile. Perché questo, tra l'altro, perché tutti questi uffici menzionati? Perché all'inizio le persone andavano tutte quante in un unico ufficio, che poi venivano smistate in giro per tutta Londra con i bagagli, con le cose, una giornata di viaggio, eccetera, eccetera. Era una bella rottura di cazzo. Quindi abbiamo fatto in modo che tutti gli uffici convenzionati si trovassero pressoché nelle vicinanze degli alloggi che poi eventualmente vengono scelti. Tante cose, ma che cazzo ve lo racconto a fare? Che mi esce dal culo l'organizzazione, lo scrivere gli articoli, il fare i video, e poi voi vi lamentate, dite che i video sono falsi, perché questa è un'altra cosa che mi fa proprio incazzare. Voi non leggete, non leggete, perché la maggior parte di voi siete degli ignorantoni, non leggete. E allora io che cosa faccio? E mi rompo il cazzo, giù, me lo rompo terribilmente. Mi sono messo a fare i video dove do esattamente le informazioni che ci sono sul blog di Living London Way. Tutto questo poteva evitarsi nel momento in cui prendevate un poco di tempo per voi e vi mettevate a leggere, ma siccome ho capito che molte persone non vogliono leggere perché non piace leggere, allora mi sono messo ad interpretare gli articoli che scrivo e che vengono pubblicati ogni lunedì mattina sul blog di Living London Way. Quindi, e poi mi venite a dire che erano più belli i video sciolti, disinvolti, in cui si parlava di Londra. Guardi, ma uno fa qui, se fa quell'altro, e fa quell'altro, e fa quell'altro, e tenete sempre qualcosa da dire.
Ma mi viene proprio voglia di mandarvi a cagare tutti quanti. Ma chi se ne fotte? Ma davvero facciamo costantemente a criticare, a dire però erano meglio i video. E vabbè, ci sta che uno dice l'opinione, però essere additato come una persona falsa, una persona che vuole farsi solo pubblicità, una persona meno genuina di quello che poteva essere all'inizio. Ma davvero stiamo facendo? Ma davvero stiamo facendo? Comunque, insomma, alla fine della storia, sapete che cosa ha fatto sto ragazzo? Perché poi io ho detto, voglio pagare le scelle e tutto, vai in ufficio e vediamo se vuoi, vai a denunciare, fai il cazzo tu. Alla fine di tutto, ha detto, sì, vabbè, ti faccio sapere, perché mi ha fatto contattare dal cugino che si è presentato dicendo, ciao, sono Tizio e Caio e vivo da 10 anni a Londra. Cioè, e quindi? Alla fine ha detto sì, vabbè, mi sono incazzato perché questo, perché quell'altro, perché io l'ho messo davanti alla realtà dei fatti dicendo non credere che venire a Londra sia come stare in Italia, quindi lui è andato in frema per questa cosa e quindi mi ha iniziato a minacciare e così via. Alla fine ha detto va bene, ti faccio sapere. Non mi ha fatto sapere nulla. Sapete perché? Perché ovviamente gli abbiamo trovato insieme all'ufficio convenzionato al quale era stato poi affidato un alloggio alternativo. È proprio quello che io gli dicevo, se tu chiedi le cose con educazione ti sarà dato tutto. Ma subito, truffatori, è da qua, è da là. Oh, ma con chi cazzo credi di avere a che fare? Ma questo è un discorso generale, un po' per tutti. Cioè, ragazzi, molto francamente, credo di essere una persona educata, attenta quando dice determinate cose, soprattutto quando ha a che fare con le persone. Quindi, io capisco che voi mi conoscete da tanto tempo. Ma io non conosco voi, non vi conosco, cioè in quel momento, mentre state parlando con me, quella per me sarà la mia prima volta che sto avendo a che fare con voi. Forse voi mi avete visto nel tempo, mesi, qualcuno anni, e quindi magari pensa di potersi pigliare una confidenza che comunque non ci può essere. Cioè, almeno il rispetto è reciproco. Che cazzo? Comunque, si è pigliato questa casa e non mi ha fatto più sapere niente. Solo l'ufficio convenzionato, ovviamente, mi ha detto: guarda, Antonio, abbiamo risolto questa cosa. Quindi, grazie all'ufficio convenzionato, grazie all'educazione dell'altro, e la testa di cazzo sono io. E Living on the Way, e Giuliana, e Simone. Ma stiamo scherzando? Babù, basta. Questo è uno sfogo. Non so manco come cazzo chiamarlo sto video. Non mi interessa. Anche perché credo che da oggi in poi incomincerò a fare più video un po' più sciolti. Poi ci saranno quelli gli informativi. Perché poi sono un pirla. Perché poi alla fine mi passa l'incazzatura e torno di nuovo a fare le cose che credo siano giuste. E per me fare dei video con quei tagli staccati dove parlo magari aprendo un poco più la bocca. Sapete perché apro più la bocca? Perché avendo la R moscia tengo il complesso che le persone che non sono magari di Napoli con il mio accento e con la R moscia non mi capiscono. E quindi cerco di parlare un poco più così. Avete capito? E poi sotto, nocciolino, ma perché parli così? Oh, fate voi video! No, buia, basta. Mi sono sfagato. Cioè, mi trovo alle 10 del mattino che devo andare lì, che sto aspettando da un'ora. Ditemi perché devo comprare le asciugamani. Ma non vi dico perché. Va bene, non ve lo dico. Sembra qualcosa riguardo l'immobiliare, ragazzi. Comunque, spero davvero e vivamente che voi possiate riflettere, che questo video possa essere almeno un po' più illuminante, almeno per quanto riguarda i cazzi miei, cioè di quello che faccio, così che se volete usufruire di tutti i servizi di Living Lonely, lo fate in una maniera un po' più serena, senza nessuna sorpresa, anche sì. Sorpresa non ce n'è perché viene sempre comunicato tutto preventivamente. Ah, e soprattutto non lavoriamo gratis. È chiaro, è logico, eh? No, perché qualcuno magari si aspetta che lavoriamo gratis, diamo tante informazioni, tante cose, ma nel momento in cui voi volete diventare nostri clienti, cliente significa che state pagando. È logico. Babù, 30 minuti. Ah, sono esaurito. Ciao, condividetelo con qualcuno che vuole più informazioni su Living Lonely Way. Ciao!